Biagio Antonacci al telefono con noi. Ciao Biagio! Ciao Clarissa, un bacio a tutti e a tutti quelli in ascolto anche, ovviamente. Senti, ma l'hai già cominciato a preparare questo tour? Lo ricordiamo che ti porterà il primo, il 2 e il 3 maggio all'Arena di Verona. Guarda, devo dire la verità, sono più di 2 anni che non faccio una tournée, quindi sono abbastanza gasato sicuramente, ma sono anche molto attento alla scelta delle canzoni e agli arrangiamenti, quindi ho già iniziato mentalmente a pensare alla tournée, fisicamente ancora no, perché le prove inizieranno verso la metà di aprile, anche se i miei collaboratori stanno già organizzando appunto la stesura delle canzoni, eccetera, eccetera. Io mi sto preparando psicologicamente, io non provo tanto perché preferisco essere molto energico e dare molto al momento, perché sì, a me le prove annoiano un po', capisci? Sì, poi tolgono energie, tolgono anche un po' di spontaneità, posso dirlo? Brava, brava. E tolgono quella sensazione di stupore inaspettata che nella vita è sempre fondamentale. Inaspettata, tanto per citare casualmente il tuo nuovo lavoro discografico. Senti, tra l'altro, a proposito di novità, un duetto decisamente inusuale, insolito, quello che ci stai proponendo in queste settimane con i Club Dogo. Ma com'è nata questa collaborazione, Biagio? Ma è nata perché innanzitutto è un gruppo che ho scoperto ascoltando l'iPod di mio figlio che aveva questo gruppo hip hop nelle cuffie, e io gliel'ho strappato e fammi sentire, e sentivo un'energia. L'hip hop a me è sempre piaciuto, soprattutto l'americano, sì. Però devo dire che avvicinandomi al mondo di questi ragazzi, avvicinandomi al mondo dell'hip hop italiano, ho scoperto molta energia, e allora volevo provare a fare scrivere a loro qualcosa su una base mia. Così ho scritto prima la mia parte, poi ho fatto la mia base, poi ho spedito a loro questa cosa e loro si sono divertiti a rapparci sopra, e devo dire che è uscito un brano molto poetico, secondo me, inedito, con una poesia inedita, un po' più street, un po' diversa da quello che è il pop solito, però una canzone che ha un grande slogan, che per me è importante: alla vita, all'amore ubbidirò e al dolore risponderò. Bello. E tuo figlio Biagio come l'ha presa? Beh, lui è stato molto contento e molto, molto felice di questa scelta. Si sentirà un po' talent scout per il papà. Sì, perché diciamo che poi i Dogo dall'anno scorso si sono fatti sentire anche in maniera molto, molto più forte. Ma il bello arriverà quando quest'estate, mi auguro, questa canzone sarà nelle varie spiagge o nelle varie macchine, no? Io mi auguro tanto, perché è il quinto singolo di questo album, ma grazie a tante radio, soprattutto anche grazie a Radio Bruno, che ha dato sempre spazio alle cose che ho fatto, anche quando hanno la coda lunga, come in questo caso. Sì, davvero. Senti, allora Biagio, 1, 2, 3 maggio all'Arena di Verona. Tra l'altro mi piace ricordare agli ascoltatori di Radio Bruno che stiamo organizzando anche un servizio di pullman per venire al concerto proprio il 1 maggio, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Bruno, esatto, a mettersi in contatto col nostro centralino per saperne di più. Biagio, sei l'autista o sbaglio? No, non l'autista, ma accompagno sicuramente. Bello. Ragazzi, sai che non io... perdetevi questa occasione, avete un'accompagnatrice di lusso. grazie Biagio. Nell'altro pullman c'è Leonello, però te lo dico così. Vabbè. Scherzi a parte, vogliamo provare a invitarli allora gli ascoltatori di Radio Bruno in stile Biagio Antonacci? Beh, ragazzi, non potete mancare l'1 e il 2 e il 3 maggio, fatevi vivi, e se arrivate soprattutto carichi e con le parole delle canzoni a memoria, perché io faccio ancora fatica. Grazie. Grazie Biagio per essere stato con noi, un abbraccio, ciao. Un bacio grande, buon lavoro.